dobbiamo dire che se da una parte il coronavirus ha creato uno shock sotto tanti punti di vista, compreso questo, per cui non si è potuto realizzare ciò che il Santo Padre aveva lanciato per il 20 maggio del 2020, tuttavia in molte realtà del mondo l'iniziativa è decollata. Quindi siamo passati dall'idea di un congresso mondiale all'idea invece di una partenza locale, per cui abbiamo più di 20 paesi nel mondo che hanno cominciato a fare un patto educativo locale con le istituzioni del posto, le università, le scuole, i rappresentanti civili, i ministri, ministeri, anche in tanti paesi non cristiani, non cattolici, e questo ci fa pensare che ormai il processo è avviato e si arriverà probabilmente a qualche evento internazionale mondiale nei prossimi anni. Nel frattempo, l'altra grande iniziativa è stata quella dell'incontro con i rappresentanti delle religioni. Una settimana fa si sono incontrati a Roma, invitati appunto dal Papa, una ventina di rappresentanti delle grandi religioni, tutta una mattinata insieme col Santo Padre, il 5 ottobre, che era la giornata mondiale degli insegnanti lanciata dall'UNESCO, e è partito un lavoro anche con i rappresentanti delle religioni, che si sono incontrati più volte sul tema della pace, sul tema dell'ambiente, del clima, ma sull'educazione non si erano mai confrontati. Quindi noi abbiamo iniziato questo nuovo percorso. Le religioni cosa possono dare come spunto all'educazione delle giovani generazioni? È stato un incontro interessantissimo e tutti i rappresentanti delle religioni hanno chiesto di andare avanti, di sviluppare questo tema perché lo ritengono centrale.